Siamo partiti ieri sera con i primi ospiti, abbiamo 7 posti totali, incluso il posto per l'operatore o l'operatrice. Abbiamo deciso come prima cosa di insomma, sentire le associazioni che già si occupano da tempo di assistenza per strada. Abbiamo chiesto a loro di segnalarci insomma, chi poteva avere necessità di avere un posto per dormire. Noi abbiamo soltanto 7 posti letto e stiamo insomma provando a capire di giorno in giorno chi far venire e chi no, proprio per insomma evitare di dover mettere alla porta qualcuno. Quindi ogni mattina quando i nostri ospiti vanno via gli chiediamo se tornano la sera oppure se invece il loro posto rimane libero. Siamo partiti ieri sera con i primi ospiti, abbiamo 7 posti totali, incluso il posto per l'operatore o l'operatrice che resta la sera a dormire e a ospitare gli utenti. Noi abbiamo deciso come prima cosa di insomma, sentire le associazioni che già si occupano da tempo di assistenza per strada. Abbiamo chiesto a loro di segnalarci insomma, chi poteva avere necessità di avere un posto per dormire. Abbiamo evidentemente in questa fase di Covid una serie di piccole regole. La prima è che non possiamo accogliere utenti positivi ai test per la SARS-CoV-2 e in caso di utenti o ospiti che non abbiano effettuato di recente un test ci premuniamo noi di fornirgli un medico che gratuitamente gli effettua un test e attesta la loro eventuale negatività. Se sono negative, evidentemente sono ospiti nostri fino al mattino dopo e via discorrendo, se sono positivi purtroppo non possiamo accoglierli. Soprattutto quest'anno sono tantissimi gli edifici vuoti, se pensiamo agli alberghi, i B&B, ma anche le sale cinema, le sale teatro, cioè tutto ciò che in questo momento per il Covid è chiuso, che poteva essere utilizzato da subito, messo a disposizione per i senza tetto a Roma. Invece siamo arrivati a metà gennaio con 10 morti, con circa 30.000 persone ancora per strada. Sono circa 300 volontari che si sono attivati, più tantissimi altri esercizi commerciali della zona che ci hanno dato la disponibilità invece appunto per donarci la colazione, donarci le bevande calde e quindi abbiamo avuto insomma una risposta straordinaria da parte del quartiere. I pasti vengono forniti e sporzionati da noi, cucinati da una rete oramai gigante e solidale di cittadini e cittadine del quartiere. Per l'ennesima volta in questa città, il mondo delle associazioni, il mondo del sociale, il mondo anche della produzione culturale è riuscito a supplire, sta provando a supplire, a una situazione che, è strutturalmente, diciamo, di abbandono da parte delle istituzioni, però questo non è il nostro compito.